Buonasera a tutti i compagni, le compagne. E mi scuso diciamo, per prima, ma penso col microfono c'è stato all'inizio un problema, però se ora mi sentite, insomma, si comincia la lezione. Allora, anzi, sì, lezione, chiamiamola come vogliamo, forse lezione fa troppo scuola, quindi magari se vogliamo possiamo dire appunto una relazione su quello che diciamo è stata l'idea di Gramsci. Stasera, nello specifico, mi riferirò alle idee che Gramsci aveva sull'intellettuale e vedremo quali sono le differenze che fa e come parla degli intellettuali, e diremo anche ovviamente alcune cose importanti, fondamentali sulla via italiana al socialismo, nella versione di Gramsci. Parto da una cosa che in qualche modo era già emersa nel primo incontro. Intanto per Antonio Gramsci è necessario che la rivoluzione, il processo rivoluzionario si innesti sulla tradizione occidentale, cioè e quindi sul contesto storico, politico e sociale in cui si trova quel soggetto che poi sarà il politico, che sarà il Partito Comunista Italiano, che verrà fondato nel 21. Quindi non bisogna fare l'errore di non considerare che la realtà italiana è profondamente diversa dalla realtà russa del 17, evidentemente. E se da un lato ieri si diceva all'incontro alla mostra sul PCI, diceva Massimo Longobardi che la rivoluzione bolscevica, la rivoluzione d'ottobre del 17 è stato un momento straordinario di libertà, un momento di liberazione di masse oppresse e che ha ispirato popoli, ha ispirato nazioni. E tuttavia, se da un lato questa ispirazione c'è, nel senso che nessuno può negare il ruolo, la portata universale della rivoluzione, dall'altro lato bisogna fare i conti, innanzitutto col fatto che l'Italia ha un contesto già di industrializzazione profondamente diverso da quello russo. Nel 17 la Russia è ancora un paese fortemente agricolo, che ha cominciato un processo di industrializzazione, ma come dire, che non è comparabile con l'Italia, che invece è già un sistema sul piano industriale piuttosto avanzato. Quindi non c'è quella necessità anche di rivolgersi ai contadini nello specifico, che invece in Russia sono essenziali. Lì storicamente, infatti, in Russia, anche attraverso il movimento populista che in Russia è quello, l'espressione di fine Ottocento, mette insieme contadini e operai in generale, e collaboratori, si potrebbe dire, anche un'espressione, come si diceva ieri, più forse a noi più vicina. Però l'Italia, che pure aveva un'agricoltura forte, era comunque una realtà più occidentalizzata, più forte sul piano economico e sul piano industriale. E del resto l'idea era che, se è vero che maggiore è lo sviluppo del capitalismo e maggiore sono anche le contraddizioni che ne emergono, e quindi il processo, diciamo, come dire, l'avvio o il processo che porta alla sua dissoluzione, allora in Italia in realtà questo in teoria doveva avvenire più che in altri luoghi, in Italia, in Germania, in Francia, in tutti i luoghi fortemente industrializzati. In realtà non fu così, o meglio, Gramsci capisce che bisogna adattare l'idea comunista, l'idea rivoluzionaria al contesto italiano. E infatti già scrive in Ordine Nuovo, abbiamo visto Ordine Nuovo in questo quotidiano, poi sarà appunto successivamente anche, diciamo, giornale, insomma, riferimento per la classe lavoratrice di quegli anni.
E lui scriverà poco dopo la prima guerra mondiale, nel 1920, su Ordine Nuovo, che ormai c'è una questione che, sociale che non si può far finta di non vedere, cioè che sia gli operai industriali che quelli agricoli, lui dice, quindi gli agricoltori, pongono una questione che riguarda la proprietà dei mezzi di produzione, cioè reclamano, diciamo, la collettivizzazione dei mezzi produttivi, come appunto dovrebbe essere nella dottrina comunista. E quindi sarebbe necessario appunto un nuovo ordine sociale, produttivo, economico, che comincia ad esserci in quegli anni. Erano gli anni, dicevo anche l'altra volta, del cosiddetto biennio rosso, quindi anni di movimenti, di proteste, che poi finirono perché ci si rese conto che non era possibile arrivare a quelle stesse conclusioni che erano avvenute sulla scorta del 17 in Russia, perché in qualche modo la speranza era che, diciamo, la liberazione bolscevica delle masse oppresse dei lavoratori arrivasse in tutto il mondo, si diffondesse, diciamo, per come dire, a macchia d'olio, diciamo, che fosse un effetto domino che dalla Russia arrivasse anche negli altri paesi. Abbiamo visto che in questo contesto e criticando anche parte della visione politica sovietica, c'è una polemica con Bukharin che abbiamo visto, quindi con questo, diciamo, con uno degli esponenti più importanti dell'Unione Sovietica. Cioè, abbiamo visto che da un lato il determinismo economico e il positivismo, spiego che cosa sono determinismo e positivismo. Determinismo e positivismo erano una visione che agli occhi di Antonio Gramsci erano delle visioni false. Cioè, lui diceva: non possiamo pensare che ci sia un automatismo, cioè tale per cui a certe condizioni economiche necessariamente si determinano processi rivoluzionari che poi portano alla rivoluzione, e non possiamo quindi leggere la scienza economica del marxismo, che pure c'è, nel senso che il marxismo è innanzitutto analisi della realtà, analisi sul piano economico, quindi analisi materiale, analisi delle condizioni materiali, sociali, politiche, ma da questi fattori economici non possiamo pensare che scaturiscano dei processi politici in modo assoluto, come se fossero appunto degli ingranaggi che, mosso uno, si muove anche l'altro. Non è così. E quindi in questo senso già si parla di via italiana al socialismo, distinguendosi da questo modello sovietico, che era un modello fondato anche, diciamo, su questo, almeno nella versione appunto di Bukharin, come dicevo. E quindi c'è questa polemica. Cioè, Antonio Gramsci capisce, il Partito Comunista è già stato fondato da 5 anni, che bisogna trovare una via italiana al socialismo, cioè che il partito deve essere un'altra cosa rispetto a quello appunto russo, e deve porsi anche il problema della dottrina all'interno del marxismo di rivedere alcuni punti sulla base anche della realtà italiana. Altra questione che si apre, sempre a proposito di socialismo fondamentale, è quegli anni sono anni di progresso tecnico nelle fabbriche, cioè c'è il fenomeno del fordismo. Ora, per fordismo si intende quel modo di produzione che avviene attraverso la catena di montaggio e attraverso, diciamo, la segmentazione del lavoro, no? In modo che appunto si produca molto di più, cioè naturalmente anche attraverso la tecnica, cioè attraverso i macchinari. Con i macchinari e con la catena di montaggio si riesce ad ottenere una quantità di merci tale da poter diventare poi appunto queste merci introdotte sul mercato e diventare beni di consumo, beni di massa. E quindi aumenta fortemente la produttività a parità, diciamo, di ore lavorative. Questa, diciamo, fondamentale, appunto, questa fondamentale innovazione apre una questione che Antonio Gramsci si pone, cioè
La classe operaia, a fronte di questi cambiamenti tecnologici all'interno dell'industria, cosa deve fare? Deve semplicemente deve impegnarsi per governarli, questi fenomeni, queste novità, questi appunto, questo nuovo modo produttivo, quindi il fordismo e così anche il taylorismo, oppure invece deve essere indifferente? Perché Bucarin invece diceva: no, noi dobbiamo essere indifferenti a questo, nel senso che appunto dobbiamo considerarlo come qualcosa di neutrale che non cambia, non modifica i rapporti sociali economici. Cioè il fatto che ci siano nuove forme all'interno delle fabbriche di produzione a noi non cambia nulla. Su questo invece Gramsci non concorda, Gramsci è a favore di questa idea, cioè che bisogna che gli operai dirigano in qualche modo, partecipino a questo progresso e che se ne facciano carico e che possano dirigerlo e prenderne parte, perché altrimenti appunto anche qui non si capisce che in realtà i modi di produzione quando cambiano determinano anche nuovi rapporti sociali e quindi un nuovo aspetto culturale che precedentemente non c'era. Non si può far finta che questi siano solo aspetti tecnici, per cui a macchinario uno ne sostituisce un altro, ma è qualcosa appunto di più profondo che va a incidere sui modi di produzione e quindi anche sui rapporti di produzione tra le classi. Quindi per Antonio Gramsci questa modernizzazione, diciamo, industriale modifica e cambia appunto i rapporti sociali, nuovi che devono essere quindi diretti e compresi dalla classe operaia, dalla classe lavoratrice. E bisogna fare in modo che questi processi, che già portano a, diciamo, in realtà una sorta di globalizzazione, a un primo modello globale di globalizzazione, soprattutto se appunto si pensa agli Stati Uniti, che già allora erano una superpotenza, quindi comincia ad esserci un mercato globale e la globalizzazione del mercato globale a che porta? Altra cosa che noi oggi sappiamo benissimo, perché è una cosa attuale, la viviamo purtroppo tutti ogni giorno, cioè alla crisi delle nazioni, degli stati nazionali, perché appunto le produzioni sono spesso spostate, perché le multinazionali vengono chiamate così, perché sono ovunque e quindi non hanno nessun legame con nessuna realtà nazionale. Dunque, diciamo, in qualche modo la produzione che è determinata comunque dal lavoro degli operai, poi però di fatto non è legata a nessun contesto particolare e quindi non favorisce mai, se non appunto quegli oligopoli, quei pochi, cioè che hanno appunto il potere dei mezzi produttivi, il grande imprenditore, il grande capitalista, ma non fa gli interessi degli operai italiani, francesi, tedeschi o di qualsiasi altro posto. Invece per Gramsci appunto bisogna guidare questi processi industriali per fare in modo che si facciano poi gli interessi del paese. Quindi in questo senso anche qui il partito deve essere un partito che esprime una linea politica di interesse nazionale, di interesse delle classi, ma non di una nazione ovviamente astratta o di uno stato nazionale, quello della retorica nazionalista, ma quello appunto di tutta la classe operaia e lavoratrice di una certa nazione, ovviamente nel caso specifico di quella italiana, perché stiamo parlando della via italiana al socialismo. Quindi in questo è estremamente moderno, attuale. E aveva previsto una serie di cose come appunto la crisi degli stati nazionali, l'aumento della globalizzazione, cose che poi si sono verificate negli anni e Antonio Gramsci l'aveva capito. Naturalmente quel fenomeno allora era più visibile negli Stati Uniti che altrove, che erano diciamo un po' il motore diciamo, del processo industriale e della modernizzazione industriale di quegli anni. Per Antonio Gramsci, bisogna creare, una classe internazionale di lavoratori che superi l'idea di Stato-nazione, quindi la classica tesi internazionalista, per cui l'internazionalismo, quindi il Comintern anche, no? In qualche espressione, quindi l'unione appunto dei vari partiti comunisti che si riuniscono.
deve far capire che i problemi sul lavoro sono proprio perché il sistema capitalista, diciamo, già allora stava cominciando a essere globale, sono gli stessi problemi ovunque. Certo, ovviamente sulla base delle tradizioni locali, delle diversità, però sostanzialmente il problema della classe sfruttata è identico che sia a Pechino, a Roma, negli Stati Uniti e, diciamo, in Brasile. Naturalmente, ripeto, con le specificità locali, non è che si sta dicendo che sia tutto uguale, ma che come il processo capitalista, questo è un punto importante e quindi voglio chiarire bene, come il processo capitalista è avvenuto sul piano internazionale, globale, cioè lo sviluppo del capitalismo che poi ha portato fino a quelle conseguenze, appunto, di un mercato che non ha nessuna regola, di un mercato che schiavizza, che compra gli individui e che appunto gli procura, diciamo, tutta una serie di problemi legati al lavoro, perché per le condizioni di un capitalismo aggressivo che tende ad accentrare capitali e che sfrutta, e questo l'ha fatto, ripeto, sul piano globale, sul piano mondiale, e così anche la lotta comunista va fatta sul piano internazionale. Però senza per questo dimenticare, diciamo, appunto, la propria identità nazionale. Cioè, su questo Gramsci è chiaro, Antonio Gramsci lo dice, tanto è vero che parlerà di Risorgimento, tratterà di Machiavelli, del principe di Machiavelli, della storia italiana. Beh, è un intellettuale internazionale, perché poi ha studiato molto anche all'estero, è stato detto anche in altra sede. Per anche un intellettuale profondamente italiano, questo lo riconobbe sempre anche lo stesso Palmiro Togliatti. Quindi, che cosa, ecco, bisogna fare? Bisogna cercare, attraverso appunto questa unità proletaria, unità dei lavoratori, di costruire un nuovo mondo, di creare un nuovo mondo che sia sul lavoro, anzi sui lavori. Quindi anche qui sui lavori, che vuol dire? Senza fare distinzione tra lavori, che siano lavori manuali, che siano lavori di concetto, che siano lavori intellettuali, che siano lavori di ogni genere. Cioè anche qui non bisogna fare l'errore di dividersi all'interno di diverse categorie di lavoratori, per far sì che poi ci sia, appunto, ci siano divisioni interne al partito e alle masse lavoratrici stesse. Quindi tutti i lavoratori devono partecipare a questo nuovo processo per cambiare appunto lo stato di cose. Quindi in questo senso, e veniamo qua alla questione che diciamo stasera ci riguarda in modo particolare, quella degli intellettuali. Gramsci ha riflettuto nel corso di tutta la sua vita sul ruolo che l'intellettuale deve avere. Da intellettuale, da pensatore, in quelle condizioni che abbiamo conosciuto, quelle del carcere. Nei quaderni dal carcere, opera poi pubblicata anche attraverso la mediazione proprio di Palmiro Togliatti. Per Gramsci, gli intellettuali non sono soltanto gli intellettuali di professione, quindi professori, docenti, quelli che normalmente uno può considerare intellettuali di professione, cioè che vivono facendo un lavoro che non produce qualcosa di materiale, ma che appunto produce idee, mettiamola così, oppure educazione, oppure, diciamo, ecco, tutto quell'aspetto che non crea nulla di materiale, di tangibile, o almeno non lo fa nell'immediato. Ma per Gramsci, appunto, gli intellettuali non sono solo quelli di professione, ma sono tutti coloro che in qualche modo creano coscienza di classe, unità, coesione. L'intellettuale per Gramsci è colui che riesce a creare innanzitutto coscienza, a risvegliare la coscienza di classe, a comprendere il proprio ruolo, il proprio posto e quindi anche quello che poi ciascuno può fare per creare le condizioni di miglioramento sociale e politico nella propria nazione, sul proprio posto di lavoro. Quindi,
tutti quelli che appunto in qualche modo possono contribuire alla coesione, alla coscienza delle masse lavoratrici sono intellettuali da questo punto di vista. Quindi questo è interessante perché non c'è più una separazione tra intellettuali che sono, diciamo, fuori dal mondo e intellettuali, quindi invece, anzi, è vero l'opposto, cioè quelli che sono all'interno del partito e che, diciamo, appunto, sono tutti potenzialmente intellettuali, nella misura in cui hanno questo ruolo che dicevo. E qui nasce la figura dell'intellettuale organico, che è la, diciamo, è un'espressione famosissima di Gramsci. Lui perché dice l'intellettuale organico? Perché lui dice un tempo l'intellettuale, ovviamente lo era sempre, dico io, però non l'intellettuale tradizionale, lui così lo chiama, cioè quello appunto che viene, che arriva fino all'Ottocento più o meno, non si percepiva e non veniva visto come un intellettuale di classe, ma veniva visto come un intellettuale anche qui come se fosse universale, astratto, che parlasse a nome dell'umanità. Naturalmente invece ci sono intellettuali di classe, quindi ci saranno intellettuali organici, cioè organici al partito, organici al progetto comunista. Intellettuale organico significa che è un intellettuale che fa cultura politica, apartitica, in un certo ambito, prende posizione, sa di appartenere a una certa classe e sa appunto di portare le istanze di quella classe. In questo senso ci sono intellettuali borghesi, intellettuali capitalisti, sono intellettuali appunto come sono stati, come c'è stato Marx, Engels, Gramsci, Antonio Gramsci, Palmiro Togliatti, Enrico Berlinguer, quelli che noi stiamo vedendo e che diciamo conosciamo, così ci sono anche gli intellettuali dall'altro lato, per esempio von Hayek, per esempio prima ancora c'è stato, se andiamo nel passato, Locke, per alcuni aspetti Adam Smith, diciamo per quanto abbiamo visto che poi Adam Smith è diciamo, una figura complessa, cioè la borghesia ha i suoi ideologi, diciamo così, anche i suoi intellettuali e sono organici a quella classe lì. Per esempio, un altro intellettuale liberale e che fa, diciamo, fa esattamente il ruolo, il gioco, diciamo, del nemico, del Partito Comunista Italiano, almeno per esempio, un altro che possiamo citarne fu sicuramente Karl Popper. Pur essendo austriaco americano d'adozione, che è conosciuto come filosofo della scienza, ma scrive un famoso libro che si chiama La società aperta ai suoi nemici, in cui praticamente lui se la prende con Hegel, Marx, Platone, dicendo che questi sono totalitari, mette insieme tutta una serie di cose decontestualizzate, e quindi diciamo poi diventa un libro, per quanto mi riguarda, illeggibile. Però appunto, è un intellettuale di classe, cioè lui è il megafono di quella classe, così come appunto sarà megafono della classe sfruttata e della classe che vive solo del lavoro, della propria forza lavoro, così ci saranno appunto questi intellettuali organici che sono questi. Quindi appunto gli intellettuali saranno organici a una classe precisa. È essenziale che ci sia quindi un'alleanza, come già dicevo prima, tra gli operai e gli intellettuali. Non devono essere più separati, ma anzi, al contrario, devono andare in qualche modo insieme in questo percorso, in questo progetto. All'interno dei quaderni dal carcere, nel primo quaderno, paragrafo 44, qui cito proprio da Antonio Gramsci, una citazione, qui dice: non esiste una classe indipendente di intellettuali, ma ogni classe ha i suoi intellettuali. Esattamente quello che appunto dicevo prima. Ogni classe ha i suoi intellettuali. Quindi l'intellettuale sarà sempre un intellettuale di classe. Non c'è l'intellettuale separato dalla classe. E altra cosa fondamentale è un altro concetto molto famoso di appunto di Antonio Gramsci, è quello proprio che riguarda il partito. Per lui il partito si configura come intellettuale collettivo. Che significa intellettuale collettivo? È che l'autonomia politica
è determinata appunto dal partito come intellettuale collettivo, è come se fosse una sorta di superorganismo che unifica e che mette insieme le varie anime, le varie voci, diciamo, appunto della classe e si pone come intellettuale collettivo il partito, motivo per il quale non ha molto senso, anzi non ha senso, cioè non si è comunisti se si ragiona in modo personalistico, mettendo prima se stessi che il partito. Chi fa così, evidentemente, comunista non è, cioè non ha interesse appunto a stare in un partito che è intellettuale collettivo, cioè crea livelli di coscienza di classe, di cultura politica, di battaglia politica sempre più alti. Ed è il luogo in cui appunto la politica si può esprimere autonomamente per quella classe, perché altrimenti noi siamo tanti singoli, però tanti singoli non hanno forza, ce l'hanno all'interno del partito, come singoli la loro forza è relativa, cioè pochissima, quasi nulla. Abbiamo visto che, l'altra volta abbiamo parlato già di egemonia culturale, ci torno per dire che c'è un'interdipendenza tra l'intellettuale collettivo e l'egemonia culturale, cioè l'egemonia culturale, quindi l'espressione della cultura politica marxista che deve porsi come un nuovo blocco culturale egemone nelle scuole, appunto, in tutti gli istituti, diciamo, dove sia possibile una certa linea di pensiero da portare alle masse, l'egemonia culturale necessariamente avviene attraverso il partito, anche attraverso il partito e quelle altre istituzioni. Quindi il partito è centrale, così come, e sono interdipendenti l'una dall'altra, così come l'intellettuale collettivo, senza che vi siano poi altre forme, cioè il partito, senza che vi sia al di fuori del partito, nella società civile, tutto il lavoro che si fa appunto per portare il progetto comunista, evidentemente appunto, se le due cose non vanno di pari passo, non sono connesse, egemonia culturale e partito come intellettuale collettivo, non si arriva lontano. Quindi, sempre contestualizzando a quel periodo storico, Gramsci farà una riflessione che viene fatta anche in questo senso e a proposito di autonomia politica, cioè del partito come quell'organismo, quell'intellettuale collettivo che mette insieme gli uomini e le donne, lavoratori e lavoratrici. Il fascismo, se aveva una certa utilità, si adattava, diciamo, quando c'era quando la questione era prettamente sindacale, più o meno cercava di fare, diciamo, almeno aveva una parvenza, diciamo, di apertura. Invece, quando appunto c'era un progetto di autonomia politica dei lavoratori, allora il fascismo diventa spietato. Infatti Gramsci viene incarcerato, appunto, e si utilizzano metodi forti, lo sappiamo, lo squadrismo, la violenza politica, la violenza reale nelle piazze, nelle strade. Cioè bisogna scongiurare in ogni modo l'autonomia politica dei lavoratori. Bisogna scongiurare in ogni modo che i lavoratori, acquistando coscienza di classe e riunendosi in un partito, possano arrivare al potere. Possono sì avere delle rivendicazioni sindacali che più o meno si può stare a sentire, diciamo così. Ecco, faccio un'altra citazione che secondo me è molto molto interessante, che è nel quaderno 11, nel paragrafo 67, per chi insomma volesse leggerlo. E questa è la citazione. L'errore dell'intellettuale consiste nel credere, attenzione perché poi su questo c'è da riflettere, secondo me, bene, l'errore dell'intellettuale consiste nel credere che si possa sapere senza comprendere, senza sentire ed essere appassionato. Cioè che l'intellettuale
possa essere tale se distinto e staccato dal popolo-nazione, cioè senza sentire le passioni elementari del popolo. Non si fa politica senza questa passione, cioè senza questa connessione sentimentale tra intellettuali e popolo. E qui io credo che ci sia proprio veramente una ricetta per il partito, e che ancora oggi questa ricetta sia valida, perché qui secondo me Gramsci sta dicendo una cosa essenziale, cioè la passione, non solo la passione, il sentimento che muove, e quindi non è solo razionalità, non è solo studio, ma anche l'impegno, la volontà, la passione politica nel senso più alto di questo termine. E soprattutto l'intellettuale, proprio perché organico, non può pensarsi come un corpo estraneo, deve conoscere i luoghi di lavoro, deve sapere ciò che pensa la gente, deve conoscere i sentimenti dei lavoratori. Addirittura appunto parlava di connessione sentimentale tra intellettuale e popolo. Altrimenti abbiamo l'intellettuale salottiero che però non riesce ad arrivare molto lontano. Altro diciamo principio che ispira, diciamo, cioè altro un altro aspetto che viene posto da Gramsci è quello che riguarda un rapporto tra con Machiavelli. Niccolò Machiavelli, apparentemente non c'entra, perché con Machiavelli si parla di un pensatore rinascimentale, siamo quindi diciamo nell'ambito del 400, quindi questo diciamo appunto fa pensare, ma che c'entra Machiavelli con Gramsci e con appunto e con il partito? E in realtà Machiavelli scrive Il Principe, e Machiavelli nel Principe passa alla storia, diciamo, perché è ripreso da Gramsci? Perché attraverso Machiavelli, per la prima volta nella storia, si ha quella che è la separazione netta tra religione morale da un lato e politica che sta dall'altro. Per Machiavelli la politica ha una sua autonomia, una sua scienza. Non si può pensare all'errore, diciamo, degli antichi. Infatti Machiavelli ce l'ha con Platone, ce l'ha con Aristotele, ce l'ha principalmente con Platone. Lui dice non bisogna favoleggiare, bisogna evitare di parlare appunto di politica come di una politica basata su fantasie, su ideali. Non, attenzione, che non abbia un valore l'utopia intesa come il poter cambiare il mondo, quello è essenziale, però Machiavelli è un realista politico. Machiavelli dice noi dobbiamo partire da quello che c'è, e lui scrive Il Principe, sappiamo per il principe per Machiavelli deve, come dire, bilanciare la fortuna intesa come il caso, come il fatto che cose possono andare male per contingenze esterne che non dipendono da lui, e quindi diciamo ecco, ci possono essere eventi naturali, guerre, cose che diciamo appunto sono inaspettate, però c'è anche la virtù, l'aspetto della virtù, quindi la capacità politica, che è anche quella per Machiavelli di sappiamo, no, si dice il fine giustifica i mezzi, viene attribuita poi a Machiavelli, però in realtà non è manco una sua espressione, ma vuole essere un modo per sintetizzare il suo pensiero. Cioè Machiavelli dice c'è lo Stato, la ragion di Stato viene prima, diciamo, della verità assoluta e diciamo e della moralità integerrima. Cioè se io sto governando uno Stato, lo sto amministrando, non per forza devo essere saggio, santo, sapiente. Se io utilizzo dei metodi, diciamo, che sono anche furbi, di menzogna, di cose dette a metà, di cose un po' travisate, però questo appunto va a mio vantaggio, cioè della nazione, dello Stato in cui sono, e allora devo fare, perché altrimenti appunto
non sono abbastanza realista e non riesco ad avere appunto una presa sulla realtà. Il Principe di Machiavelli era un'opera che si rivolgeva anche al popolo per appunto riformare, diciamo, il popolo stesso. L'Italia era in crisi e per Machiavelli si doveva tornare a leggere i romani. Tito Livio, lui è uno studioso, diciamo, di Tito Livio in modo eccezionale. Ci scrive appunto un'opera, discorso sulla prima decade di Tito Livio, quindi diciamo che è dedicato interamente a quello, cioè, ma non riprendere l'antica Roma per fare storia del passato, ma per guardare i modelli migliori, appunto, della storia antica per andare verso il futuro. Quindi esattamente come Gramsci e come poi il Partito Comunista Italiano. Vedere il passato, è come diceva ieri anche Claudio Capicchi, come quel qualcosa che poi ci consente di andare più in alto, di starci sulle spalle di questi giganti, tra cui c'è sicuramente Machiavelli. Quindi la politica, in questo senso, è come se inglobasse già dentro di sé in qualche modo la morale, nel senso che non bisogna più vederla come la morale tradizionale, ecclesiastica, religiosa, ma come una morale concreta, utilitaristica, pratica, pragmatica, una morale che va appunto all'interesse della maggior parte del popolo e dello Stato in cui è. In questo senso, Gramsci ritiene che, sì, ed è quindi d'accordo in questo idealmente con Machiavelli, per Gramsci il partito non è né un'organizzazione burocratica, cosa che diventa spesso, Antonio Gramsci già lo capì, il partito si incancrenisce se diventa solo apparato, se diventa solo apparato di nomi, di sigle, di appunto espressione di individui e di burocrazia, perché anche il partito si può burocratizzare ed è successo, purtroppo, è successo e succede in molti partiti, che o diventa questo oppure diventa un semplice strumento di potere e basta come tale. Ma per Gramsci non deve essere questo, perché deve essere come deve avere un valore collettivo, ideale, deve essere qualcosa che trasforma la realtà. Quindi ha questo potere, una potenza ideale collettiva, si potrebbe dire come una potenza ideale collettiva. E questo, tanto per Machiavelli quanto per Gramsci, è vero. Appunto, è un intellettuale collettivo, non si tratta più di semplicemente di pensare al partito, e non si può pensare al partito come quello dei notabili, come quello appunto che deve essere o il partito dell'oligarchia o il partito dei quadri, dei dirigenti. Questo senso è tanto dal basso che dall'alto, appunto, il partito deve avere una funzione, diciamo, importante in ambo, come dire, diciamo, appunto, da ambo i lati. Questo, diciamo, appunto, è un altro carattere essenziale. Poi noi sappiamo che in realtà Gramsci muore nel 37. E proprio Palmiro Togliatti, quando diventerà, insomma, era già parecchi anni, leader del Partito Comunista Italiano, ai 20 anni dalla morte di Antonio Gramsci, 7 aprile del 57, scriverà appunto qualcosa proprio su Gramsci al Comitato Centrale del Partito Comunista Italiano, terrà una relazione e in cui si prodigherà molto, diciamo, naturalmente è chiaro, un'occasione ufficiale in cui non poteva di certo parlare male di Gramsci, a parte che comunque non l'avrebbe fatto, nonostante ci siano, poi ce lo spiegherà meglio Massimo Longobardi, ci sono dei dissidi o almeno delle visioni diverse su certe questioni tra Gramsci e Togliatti, pur ovviamente nella comunanza della fondazione del Partito Comunista Italiano a Livorno, del fatto di essere ovviamente entrambi dei comunisti e dei socialisti.
Palmiro Togliatti ci dice che Antonio Gramsci si può comprendere se lo si contestualizza rispetto al suo periodo storico, dall'immediato dopoguerra e agli anni venti, essenzialmente, in cui lui ha scritto, ha pensato, ha ragionato. Perché il partito. Abbiamo detto che deve guardare al futuro e deve andare avanti, ma deve anche contestualizzare il ruolo dei suoi padri nobili fondatori. Quindi in questo senso Togliatti appunto considera che Gramsci vada messo nel suo contesto, cioè un contesto che segue alla Grande Guerra e che quindi esiste appunto un'Italia che è fatta di piccola borghesia. Di cattolicesimo e come si diceva anche ieri in altre manifestazioni, non si può non tenere conto di questo aspetto. L'Italia è fatta di piccola borghesia, praticamente, è fatta, cioè in gran parte è quello. E quindi non si può neanche, ce lo spiegava benissimo ieri Massimo Longobardi, non si può neanche, nonostante ovviamente il partito comunista italiano, diciamo, abbia una linea che chiaramente è una linea di ateismo e di religiosità, perché ovviamente lo sappiamo che è così, però al tempo stesso, a proposito di patti lateranensi, ma anche a proposito del fatto che ci possano essere dei cattolici all'interno del PCI, bisogna considerare che la storia italiana è secolarmente, per molti secoli, è stata dominata dallo Stato della Chiesa. Cattolicesimo costituisce in una almeno diciamo lo Stato della Chiesa governava non solo Roma e dintorni, ma buona parte del centro Italia. E quindi è impensabile diciamo, recidere completamente quel tipo di tradizione. Naturalmente, ecco, lì poi si gettano le basi anche per quello che poi sarà il compromesso storico, che poi cercherà di fare appunto. Antonio Berlinguer, Enrico Berlinguer, fatto unione tra Gramsci e Berlinguer. Un altro merito sicuramente di Antonio Gramsci è quello, in realtà, anche se poi qui un po' con la furbizia e l'astuzia, la grande intelligenza che era propria di Palmiro Togliatti, lui dà merito in questo discorso del 57 a Gramsci di aver rifiutato sia il positivismo sovietico, cioè quella versione del marxismo che si ritiene scienza, e quindi in quanto tale una scienza quasi matematica, quindi come dicevo prima, come se dovesse avvenire in modo matematico, automatico, senza appunto considerare il patrimonio culturale, le tradizioni, il popolo, lo spirito, diciamo, nazionale, chiamiamolo così, di un paese. E anche il fatto, appunto, che non ci sia, che si sia detto contro, sempre Antonio Gramsci, quel determinismo economico di cui si diceva prima, perché bisogna tenere conto dell'economia, italiana e, che era fondamentale. Da tenere in considerazione. Poi altra cosa, ecco, appunto, su cui volevo dire qualcosa è un altro concetto famoso che è quello di centralismo democratico, che è una, diciamo, appunto, una pratica che i partiti comunisti avevano, che poi si diffonderà. Centralismo democratico si intende il fatto che da un lato c'è l'esigenza fondamentale di accettare le decisioni fondamentali prese dagli organi di partito, che quindi diciamo su quello non si debba appunto, non si possa e non si debba diciamo essere contro, altrimenti si è fuori dal partito, cioè non si è compreso che appunto il luogo di mediazione, il luogo dell'incontro, il luogo della collettività, come dicevamo, una collettività di classe, però al tempo stesso
appunto il centralismo e questo pezzo ci dice che appunto c'è una centralità del partito e quindi diciamo, un organo centrale direttivo che sceglie, deve scegliere, deve avere quel ruolo. Però democratico perché? È perché in realtà ci deve essere una partecipazione democratica di base fondamentale. Cioè queste decisioni vengono prese comunque all'interno delle sezioni, dei gruppi e quindi diciamo il partito alla fine prenderà una decisione che è espressione di questo. E naturalmente quella decisione appunto poi diciamo sarà quella di tutti i compagni e le compagne che parteciperanno diciamo e che si definiscono comuniste e che sono all'interno del Partito Comunista Italiano o comunque in realtà non solo italiano, perché questa questione qui valeva appunto per tutti i partiti comunisti, per gran parte dei partiti comunisti. Poi ritorno qualche minuto sulla questione, diciamo, che avevo posto all'inizio, sul fatto che, cioè, storicamente noi per inquadrare il periodo in cui Gramsci vive, e in parte anche Togliatti, però poi insomma negli anni 60, quindi diciamo già vivrà un'Italia diversa. Da un lato l'Italia è un'Italia che alla fine dell'Ottocento conosce un'apertura al socialismo già con Giolitti, no? Che provò a fare, diciamo, in qualche modo ad aprire, seppur da conservatore liberale, diciamo, a quella componente socialista che manifestava e protestava nelle piazze per una crisi che pure c'era. Poi c'è l'imperialismo italiano, l'Italia che cerca in Libia, appunto, di trovare la sua colonia, ma insomma, fallisce miseramente la battaglia di Adua, la disfatta di Adua, quindi diciamo quel colonialismo di poco precedente, nel 12, poco precedente alla prima guerra mondiale, quindi anche un colonialismo che mostra un imperialismo, un colonialismo che mostra piano italiano tutta la sua pochezza. Quindi anche qui, diciamo, il fatto che l'Italia non possa rivendicare, diciamo, ecco, soprattutto all'interno di quella democrazia liberale, conservatrice, un ruolo egemone, ma soprattutto perché l'Italia, appunto, poi non ha, ecco, non ha, lì non c'è una linea di pensiero, di filosofia politica come può essere invece, appunto, nel PC e come lo sarà. E poi ovviamente c'è contemporaneamente alla Grande Guerra, c'è il 17, quindi come dicevo la rivoluzione bolscevica, che negli anni di Gramsci era appunto il riferimento ideale. Poi però sappiamo anche che quei movimenti di cui parlavo già del Biennio Rosso, quei movimenti che pure attraverso l'Ordine Nuovo Gramsci e Togliatti avevano supportato, quella classe operaia che era convinta di poter fare la rivoluzione, si trova poi davanti Mussolini, si trova davanti il fascismo, si trova davanti quei 20 anni che hanno segnato purtroppo una pagina importante di storia italiana. Hanno arrestato uno dei fondatori del Partito Comunista Italiano. Dobbiamo impedire a questo cervello di pensare, così venne detto, in quello che fu un processo, che era poi alla fine un processo praticamente farsa, nel senso che l'accusa, potete sapere qual era, l'accusa si disse che Gramsci era accusato di essere semplicemente il leader del Partito Comunista Italiano. Quella era l'accusa. Cioè era quello il motivo per cui praticamente venne incarcerato, senza un contraddittorio, del resto si era appunto in un regime. E quindi il Partito Comunista Italiano aveva questa voce, diciamo, di
un leader che parlava appunto attraverso, che poi diciamo parlerà attraverso i quaderni dal carcere, e lo faceva appunto da una galera, quindi in una condizione di un certo tipo, quindi appunto con da un lato il suo genio, ma dall'altro il fatto che non partecipava più attivamente alla politica, come dire, che si faceva appunto al di fuori, evidentemente, del carcere, ovviamente. E poi appunto, poi ci sono state, ci sono poi arrivati anche lì negli anni 30, i totalitarismi, sono ovviamente quelli di destra, il fascismo, che poi va a braccetto con il nazismo, aumenta ancora, come dire, la sua, diciamo, come dire, mostra ancora il suo volto per quello che è, e perché non solo ci saranno quelle leggi razziali, eccetera, ma ci sarà appunto il corporativismo, ci sarà appunto queste delle corporazioni sul piano economico, che fu praticamente uno specchietto per le allodole, cioè si fece credere che era un modo per portare tutte le varie corporazioni e categorie di lavoratori, ma in realtà il fascismo favorì soltanto sostanzialmente anche qui il capitalista, l'alta borghesia, il ricco, tutti coloro che appunto già precedentemente al fascismo erano in quella condizione. Portò l'Italia appunto a una condizione di guerra e di dittatura. Gramsci quindi vive tutto questo, e eppure nonostante questo riesce a dire qualcosa di essenziale sul partito, su quel ruolo di intellettuali che abbiamo visto, perché l'intellettuale organico anche qui è quello che manca oggi mancano in generale intellettuali e ancora di più intellettuali organici, cioè che siano in grado di dettare una linea politica al partito, ma non imponendola dall'alto, ma facendo appunto riferimento alla società civile, ai lavoratori, alle fabbriche, ai nuovi contratti di lavoro, a tutto quello che è appunto un capitalismo, che ci ricorda spesso il compagno Claudio Capecchi, che cambia, è cambiato. E allora bisogna studiarlo nel profondo. Quindi diciamo che la via italiana al socialismo con Gramsci, questo Togliatti lo segnala in quello scritto che dicevo prima del 57, e con Gramsci diciamo si avvia appunto verso quella via italiana al socialismo che poi ne farà il più grande partito occidentale, insomma il più grande partito comunista occidentale, a un certo punto, soprattutto poi negli anni 70, eccetera, scostandosi dal modello sovietico, quindi creando una autonomia di pensiero. Questo è importante. Quindi non è semplicemente seguire pedissequamente quello che arrivava appunto dalla patria del socialismo e della rivoluzione, era in Russia. Questo diciamo, questo tipo di riflessione è una riflessione di attualità enorme, se ci si pensa, perché il ruolo dell'intellettuale organico oggi sarebbe essenziale per ridare coscienza di classe ai lavoratori, che spesso non ne hanno, nel senso che il problema di molti è che non solo vivono lo sfruttamento, non solo vivono condizioni di lavoro massacranti in termini di quantità, di compiti in più da fare che non appartengono, eccetera, ma non ne hanno consapevolezza. Perché questo? Perché non hanno un soggetto di riferimento che vi possa dire esattamente come stanno le cose, e quindi creare una coscienza di classe è un modo per andare contro questo tipo di sfruttamento. Se non c'è quel partito come intellettuale collettivo di cui si parlava, che mette insieme tutti gli operai, non si va da nessuna parte. Questo è il punto. Invece si pensa che questo significhi, sa che? No, significa che ti fanno svegliare, che il partito ha il ruolo di aprirti gli occhi e quindi di dire: guarda, se non ci rivoltiamo, se non appunto non
non andiamo contro chi ci sta ammazzando e chi ci sta negando la vita, negando la possibilità di avere un ambiente per noi, per i nostri figli, in cui poter vivere dignitosamente, serenamente, senza appunto vivere, diciamo, anche nella possibilità che il mondo finisca, perché il capitalismo può portare pure a quello, inquinamento, appunto, questione ambientale, e chi più ne ha più ne mette. Quindi il partito, la militanza, la presenza sul territorio. Sono queste le ricette, sono questi i segreti, e altri segreti non ce ne sono. Cioè c'è questo ed è appunto un lavoro duro, un lavoro lungo, un lavoro capillare, che però appunto si deve fare e non si può appunto delegare, demandare, cioè ognuno deve fare il suo compito, ma ci deve essere alle spalle un grande partito comunista e che appunto riesca a mettere insieme tutte queste diverse sensibilità, però appunto in quella classe lavoratrice che però può ambire finalmente a rovesciare il sistema dei rapporti di produzione una volta per sempre. Arrivare alla storia ad essere più umana, più razionale, più vera, più autentica, e non lo so, aggiungete qualche altro aggettivo anche voi, mentalmente, diciamo così, o anche dopo nelle domande. Mi fermo qua e so, la parola passa forse a Claudio, non lo so.